Non si è ancora spenta la polemica dopo il consiglio comunale di lunedì scorso e il corteo silenzioso di Udine Sicura per Scimpei Tominaga. Tra interventi velenosi in aula da ambo le parti e manifestanti rumorosi sotto la loggia del Lionello, con fischi e richieste di dimissioni al sindaco, il livello di tensione ha raggiunto il momento più alto da quando è esplosa l'emergenza sicurezza. Nel mirino è finito anche Federico Malignani, promotore del comitato Udine Sicura, che segnala e denuncia gli episodi di criminalità che si verificano in città. Secondo la maggioranza, Marignani speculerebbe sulla sicurezza per un tornaconto politico. Allora, di politica si parla quando ci si incontra per strada, hai visto cosa è successo sulla sicurezza, su questo, su quell'altro. Al bar, al ristorante, in casa, fra amici, si parla quasi sempre di politica. Non vedo perché noi non possiamo parlare di politica. Ammettiamo e non concediamo che io volessi impegnarmi in politica. Cosa comincio a fare? La campagna elettorale 4 anni prima, sarei scemo. Quindi, francamente, sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Io l'ho detto, l'ho ripetuto, non ho l'ambizione, non ho la competenza, non ho forse la capacità di fare il politico. E tantomeno mi interessa di candidarmi a sindaco, di fare un domani l'assessore. L'altra puntualizzazione ci ha tenuto a farla sul corteo, nato silenzioso e finito rumoroso sotto la loggia. Il corteo silenzioso c'è stato, è stato un corteo composto, rispettoso per ricordare quest'uomo che ha pagato con il sacrificio estremo. Il corteo che era stato silenzioso in piazza è diventato una manifestazione di piazza. Era evidente che sarebbe successo così ed è ancora più evidente che è successo così quando è arrivata la presidente del consiglio comunale e mi ha praticamente strappato il microfono, ha avuto un determinato atteggiamento di sfida nei confronti della folla e poi addirittura se n'è andata dicendo che bei personaggi mi ha portato